La delegazione della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati è arrivata a Orbetello, ricevuta dal sindaco Andrea Casamenti, il quale ha chiesto gli interventi strutturali e i finanziamenti utili a mettere a sistema gli interventi necessari per garantire la buona salute dell'ecosistema lagunare. Speriamo che al massimo entro quest'anno sia tutto fatto e la legge sia in vigore con l'istituzione del consorzio. Chiaramente servono grossi finanziamenti perché parliamo di interventi strutturali molto importanti. Servono in questo caso decine di milioni di euro per intervenire e cambiare praticamente la situazione attuale che va anno dopo anno peggiorando. È stato annunciato da parte della Commissione che la proposta di legge sulla laguna sarà approvata dalla Camera entro la prossima settimana ed entro la fine dell'anno in maniera definitiva. La prossima settimana sarà pronto il testo definitivo, quindi in commissione, con l'emendamento del relatore, che tra l'altro sono io, e ovviamente andiamo avanti, spediti verso l'approvazione. Entriamo, se procedura legislativa, o direttamente in aula. Sono le ottime notizie che portiamo come Commissione Ambiente, soprattutto perché c'è anche per l'istituzione del consorzio di gestione della laguna una copertura finanziaria permanente di 1 milione di euro, quindi ogni anno. Tanto si cambia nella gestione, che sicuramente è stata insufficiente. Noi andiamo a colmare questa lacuna con una legge nazionale che darà sicuramente delle risposte diverse rispetto a quanto avvenuto fino adesso. Quindi oggi qui guardiamo la situazione della laguna, ci siamo tutti, da tutte le parti politiche, perché i problemi si risolvono insieme. Poi valuteremo appunto in commissione, porteremo avanti quella che è una progettualità per risolvere il problema. Serve oggi risorse straordinarie per l'emergenza. In base a queste risorse dovremo sostenere e ristorare non solo le aziende, ma soprattutto quegli investimenti che potranno far sì che il consorzio possa andare tranquillamente per la propria strada e risolvere i problemi della laguna di Orbetello. Intanto nella laguna di Orbetello sono stati recuperati fino a ieri mattina circa 700 quintali di pesce morto, un dato che sembra destinato a crescere anche in virtù dei timori che stanno attanagliando in queste ore i pescatori di Orbetello.